Buonasera, benvenuti al campo Avion. La quarta giornata della prima edizione dell'Avion League si chiude con la quarta partita, visto che una partita è saltata, è stata rinviata. In campo la partita è stata rinviata e Avion Fitness contro la formazione del Super Trump. In campo ci sono l'Eurobet capolista fino a qualche giorno fa, con 9 punti a punteggio pieno, scavalcato in settimana dopo la vittoria della formazione della Salumeria Staiano sul CCS per 4-3. Ora lo Staiano comanda 10 punti, l'Eurobet a 9 al secondo posto. Di fronte a una squadra che sta crescendo di partita in partita, la Tappezzeria Santoro, dopo la vittoria sull'Avion Fitness è arrivato un pareggio molto positivo contro proprio la formazione del CCS. Quota 4 punti per la Tappezzeria Santoro, che chissà, con una vittoria quest'oggi potrebbe salire tra le grandi a 7. Intanto Bove calcia, palla fuori, andiamo a leggere le formazioni. L'Eurobet in maglia blu, molti con la maglietta dell'Italia. Si schiera così: Puerio tra i pali, Paolillo con i due Januali a destra e a sinistra, Francesco e Guido. Centrocampo con Leone e Ciro De Vivo, in attacco Armando Puerio. La Tappezzeria Santoro si schiera con Cavaliere tra i pali, De Chiara al centro, il grande ritorno, occhio, palo, rete, Puerio, 1-0 Eurobet. Dicevamo, De Chiara al centro, Pisano che ritorna dopo un turno di stop a destra, a sinistra c'è Bove, centrocampo con Auriemma e Bove Junior che ora prova la conclusione, in attacco Pinzolo. Lì in panchina, come sempre, a seguire la squadra, Santoro. Prova Bove, lancio dentro, non arriva Auriemma. Dunque subito gol del vantaggio firmato da Armando Puerio, che sale in classifica capocannonieri, dove ci sono lui, De Vivo, Paco De Luca, Prisco e Grauso a contendersi anche l'attaccante dell'Avion Fitness Monaco, che si contendono il trofeo capocannoniere. Possesso palla dell'Eurobet, che dopo il vantaggio ora gestisce sin da subito il risultato. Paolillo, De Vivo con l'esterno, De Chiara di testa, Pinzolo alza campanile, Leone recupera, mette ordine, si ritorna da Puerio Junior che allarga da Gianuale, cambio di là, Paolillo, possesso palla molto articolato della formazione maglia blu, ne esce bene comunque in questo possesso. Ancora Leone, Puerio si gira, occhio ai contatti, recupera Auriemma, tocco centrale errato. Ancora il possesso per il Santoro, che però qui sbaglia con Pisano. Occhio qua, pallonetto, traversa di Bove, errore di Gianuale Guido, pallone regalato a Bove che poi dal limite, invece di calciare con potenza, ha scelto il cucchiaio un po' alla Insigne, ieri in amichevole contro la Spagna. Trovato la traversa Bove, occasione d'oro. Altro lancio, palla che scende, calcio d'angolo. Vada la bandierina Auriemma, palla forte in mezzo. Possesso palla per l'Eurobet con Paolillo, la dà Guido Gianuale. Attaccato, allora sceglie ancora Leone. Possesso palla insistito della formazione in maglia blu, qui rinvio di Paolillo. Occhio a questo disimpegno errato ancora di Pisano, che ancora deve scaldare i suoi piedi. Già due passaggi errati quelli di Pisano, che torna in campo. Guido Gianuale, palla di là, non trova però il suo compagno, qui ancora Pisano. Buono l'anticipo, impreciso però nell'appoggio ad Auriemma. Regala la rimessa all'Eurobet. De Vivo, prova a girare De Vivo. Salta a due, palla al Leone, occhio al mancino, prova l'imbucata De Vivo, riparte Bove. C'è il fratello lì davanti, palla per lui, si gira col mancino, traversa ancora un'altra. Doppia traversa di Bove, prima con un cucchiaio, ora con un siluro. Qui ancora Bove, Leone su di lui, recupera la sfera. Occhio al lancio, di qua per Guido. Tocco per De Vivo, poi Puerio. Disorienta il suo avversario, poi palla Gianuale.
Occhio, chiuso. Sceglie Leone, pallone da dimenticare. Soffre il pressing della formazione in casa Carancio, le Robert. Pinzolo, Bove, occhio al sinistro, eccolo! Puerio. Calcio d'angolo ancora per il Santoro. Palla dentro. Provato in porta Pinzolo. Palla di Chiara, che contro il CCS è stato davvero forse il migliore in campo. Le ha chiusi tutti. E di fronte aveva un attaccante che ha segnato 8 gol in una partita come Grauso. De Chiara lo ha annullato. Pinzolo sterza poi ancora il fraseggio a De Chiara, che alza la testa. Palla verso Pisano. Cerca il lancio. Occhio perché è buona. Prova Pinzolo. Mamma mia, palla fuori di nulla. De Vivo, il lancio lungo. Solito schema dell'Eurobet. Il palo nega il gol ad Armando Puerio. Questo è uno schema fisso. Ancora Leone. Va giù, tutto regolare, intervento sul pallone di De Chiara che prova a ripartire ma perde la sfera. Palla a Leone, occhio al sinistro. Cerca lo spazio, allarga per De Vivo. Altra finta, non tira. Ancora l'Eurobet con Francesco Ianuale. Prova il destro, Cavaliere. Il lancio lungo immediato, Paolillo non riesce ad anticipare Bove. La palla comunque è lunga. Recupera Pinzolo, poi Auremma scarica per Bove, all'indietro per l'altro Bove. De Chiara sbaglia, Leone, colpo di tacco, c'è fallo. Punizione Eurobet, occhio al destro del fuorilegge, De Vivo. Prova ora, murato da Bove, di testa. Rimessa per Francesco Ianuale. Sceglie Leone. Vediamo se apre. Ancora per Ianuale, tocco per Ciro De Vivo. Palla per Leone che è imbucata. Leone! 2-0, l'imbucata di Francesco Leone. Sta abituando ormai il pubblico dell'Avion al gol Francesco Leone. Lui che è di ruolo sul campo a 11, è un terzino sinistro, difensore centrale. Ormai qui è un finalizzatore nato. Palla! Sul destro di Pisano, scalda i guanti Puerio. Sarà calcio d'angolo, reazione Santoro immediata con Auremma dalla bandierina. Vediamo chi entra. Solo uno dentro a saltare, Bove. Lo cerca, pallone messo fuori. Allora Pisano con le mani, palla per Pinzolo. Prova in porta, palla fuori. Ianuale cerca De Vivo, l'appoggio dietro al Leone. Sempre ordinato il palleggio dell'Eurobet, che poi improvvisamente, come da schema, lancio a Puerio, che gioca sempre alle spalle dei difensori, punta molto sulla sua velocità. De Chiara, imposta a lui. Palla a destra a Pisano, lunga. Possesso palla a Eurobet, che in questo momento è la capolista dell'Avion League con 12 punti a punteggio pieno, superata la Salumeria Staiano. Palla De Vivo che prova con l'esterno, blocca Cavaliere. Salumeria Staiano in questo momento ferma a 10, Eurobet a 12. Palla per Auremma. Palla dentro, lunga per tutti. Esce Ianuale, ma la palla è rischiosa. Occhio ad Auremma, si addormenta Paolillo. Auremma lo salta. Tutto regolare, dice l'arbitro. E allora De Vivo in contropiede. Finta col destro. Occhio alla serpentina. L'1-2 che non si completa. Riparte Pinzolo. Ritmi ora che salgono. Bove. Tocco per Pinzolo. Finta di sinistro. Poi col destro. Palla ancora per Auremma. Auremma cerca spazio. Rimbalza però su Puerio. Tutto solo De Vivo. Recupera in qualche modo la difesa del Santoro. E allora Pinzolo sbaglia, Leone riparte. Non affonda il colpo l'Eurobet, gestisce palla. Bove sceglie Pinzolo. Poi il pallone verso Bove che si gira, calcia di sinistro. Leone, De Vivo all'indietro, Ianuale mette giù. Poi cerca il lancio lungo. Bella la chiusura di Pisano. Ianuale Francesco poi col destro mette il pallone sulla rete. Sarà ancora rimessa per la tappezzeria.
palla in verticale per Bove, attaccato, non trova nessuno, forse ha subito anche un calcione. Palla lunga per tutti, palla per De Chiara, non scende, e allora De Vivo, Pianoale, il tocco ancora per Paolillo, Pisano per Pinzolo, scende di qua, occhio, palla da Auriemma, salva Puerio, poi Bove, controllo meraviglioso, non riesce a liberare il sinistro, ancora Auriemma, palla per Pisano, perde l'attimo, sbaglia il cross. Bove, palla per Pinzolo sul lato sinistro, Pinzolo se ne va, due su di lui, prova il cross, poi Puerio se ne va, abbattuto, tutto regolare, Auriemma, occhio al destro, Auriemma finta, poi palla per Bove, spalla alla porta, cerca l'imbucata, c'è un braccio di Leone. Vediamo un po', Auriemma e Pinzolo, prova Auriemma, palla che gira, sarà a fondo. Possesso palla a De Chiara, Auriemma, anzi no, si restituisce la palla all'Eurobet, gli applausi al campo Avion. Pianoale, Leone, imposta lui, l'1-2 con De Vivo, scendono i tre, recupera Bove, poi la sterzata, difende la sfera, Bove fa il giro di Leone, palla di là, Pianoale col sinistro, poi l'1-2 con Puerio. E Pianoale, palla poi restituita al Santoro. Scende Bove, col sinistro, incrocia bene, ma Paolillo c'è. Pianoale. Centrale non c'è nessuno. Allora il pallone per Paolillo. Ancora Guido Pianoale di qua. Attaccano in tre quelli della tappezzeria. Buono lo spunto di Francesco Pianoale sulla sinistra. Va lui. Arriva De Chiara. Recupera il pallone, verticalizza immediatamente, occhio Bove, non controlla il pallone, poi l'attacca. Ancora De Chiara, la palla non è uscita, tutti fermi, clamoroso. Scende De Vivo, prova a portare il pallone nella metà, campo avversaria, Cavaliere. Miracolo su De Vivo. Calcio d'angolo già battuto con De Vivo che serve Leone, ancora per De Vivo. C'è Puerio fuori che vuole il pallone, De Vivo prova a disorientare Pisano, lo attacca Pisano, De Vivo non la perde, palla all'indietro a Pianoale, la dà il fratello di qua, allarga per Puerio, un po' di campo, si accentra, vuole liberare il sinistro, poi inciampa, sta svenendo ancora Puerio, Cavaliere non trattiene, attenzione, recupera Pinzolo, Pinzolo riparte, il pallone per Bove, incrocia il fratello, palla sul secondo, Auriemma al volo e poi Bove rete, 2-1, la riapre Bove. Azione complicatissima ma alla fine efficace per la tappezzeria Santoro, un pallone clamoroso sul secondo palo a pallonetto da parte di Bove per Auriemma che ha calciato masticando il tiro, pallone che poi è finito sulla linea dove c'era ben piazzato Bove Junior che ha messo dentro, 2-1, riapre la partita la formazione della tappezzeria. Occhio a Leone, meraviglioso, elegantissimo Francesco Leone con le sue finte. Qui c'è un mano, fallo di mano per Santoro, punizione Eurobet. De Vivo studia la soluzione ideale, va, vediamo un po', palla morbida, è uno schema, 1-2, ancora De Vivo, recupera Bove, poi la scivolata di Leone, vuole subito il pallone Bove, vediamo un po', rimessa per lui. La cede a Pinzolo, ancora con le mani per Bove Junior, palleggio, Paolillo chiude, con le mani Bove, Pinzolo mette giù, parte il sinistro, calcio d'angolo, va col sinistro Pinzolo, secondo palo, anticipato Bove, De Chiara al volo, palo clamoroso, tre legni per la tappezzeria Santoro, clamoroso, si è fatto male Puerio, vicina tantissimo al pareggio la formazione della tappezzeria con il palo di De Chiara dopo il doppio legno colpito da Bove in precedenza. Qui calcione a Pianoale, tutto regolare, gioca all'inglese, qui il palleggio, De Vivo però recupera, calcia, deviazione, Guido Pianoale sul pallone, palla centrale verso Sisco Leone, ancora Leone,
verticalizza De Vivo, che poi 3 contro 3, attenzione, De Chiara recupera, ultimo uomo. La sterzata rischiosa, perché Puerio non lo molla, recupera. Arriva Ianuale, forse tirato, De Vivo tutto solo. De Chiara, ancora lui. Bove, dentro per Auriemma. Non trova il pallone per pochi centimetri. Ianuale, 1-2 con Puerio, parte Ianuale. Prova un tiro cross, Cavaliere, con una mano. Palla lunga, Armando Puerio in copertura, dopo che è salito Ianuale. Poi occhio qua, disimpegno errato, Bove. Auriemma sviene sul più bello. A sinistra! Parte Leone, col sinistro, Cavaliere. Salva il risultato Cavaliere, ma ora c'è ancora De Vivo che punta De Chiara, non lo fa passare De Chiara. Un muro, palla lunga, che passa, troppo. De Vivo, punta 2. Scende Ianuale, tocco per lui, il tocco di ritorno però è preciso. Allora Auriemma riparte, calcione su di lui, c'è fallo. Prova Bove, palla che scende tra le mani di Puerio, si chiude il primo tempo, il risultato è di 2-1 per l'Eurobet. Iniziato il secondo tempo, mentre corro, attenzione, può succedere di tutto. Comunque, è iniziato il secondo tempo della partita che vale la quarta giornata della prima edizione della Avion League. In campo ci sono Tappezzeria Santoro contro l'Eurobet, 2-1 per l'Eurobet. Lì fuori c'è anche il pelato dello Staiano, che sta ovviamente tifando per la tappezzeria. In questo momento Eurobet a 12 punti, ma il risultato è apertissimo. Palla dietro, Leone. Poi Ianuale. D'esterno per De Vivo. È uscito Auriemma per infortunio per la tappezzeria. È entrato il capitano Santoro. Possesso palla per Bove, un po' di spazio, illumina Pinzolo, mette giù, subisce un calcio, poi Ianuale chiude, palla però sul piede di Pisano, ancora per Bove, l'attacca Puerio, c'è fallo di Puerio. Prova Pinzolo, palla fuori, palla lunga Leone, palla fuori di nulla, stavolta non è andato Puerio a dare profondità ma Leone sul lancio di De Vivo. Bove, prova la tappezzeria, il sinistro, fuori di nulla, sempre 2-1, allora Leone per Ianuale, imposta, salta il primo, cerca il pallone, gli rimbalza contro, la rimessa è per Pisano, sceglie una rimessa pericolosa, se la cava comunque la tappezzeria con lancio lungo, possesso palla a Leone, fa scendere Ianuale, tocco buono per De Vivo, De Chiara l'attacca, De Vivo, porta a spasso, 3 avversari, si allunga la sfera, recupera, Bove. E allora va con le mani Leone, all'indietro per Guido Ianuale che però era un po' affaticato. Paolillo prova, De Chiara, cerca Pisano, l'1-2, Pinzolo libero. Lo serve De Chiara, triangolo, difficile, non aggancia Pisano. Occhio al pallone per De Vivo, tutto solo, De Chiara troppo avanti, recupera l'ultimo momento, poi rischia, perde la sfera, De Vivo distratto, Puerio col tacco, Cavaliere, impazzito Paolillo lì davanti. Ora c'è tanta confusione e molti errori da una parte e dall'altra. Leone, palla per De Vivo. Pinzolo lo attacca, prova a chiudergli la linea di passaggio. Ancora De Vivo. Leone, Armando Puerio per Paolillo, allarga bene per Guido Ianuale, scende, prova un tiro cross, De Chiara per Bove, c'è che lancio Bove per Santoro, mura bene Paolillo col piattone, pallone messo fuori e allora ancora possesso Santoro che prova con Bove, anzi era Pinzolo, occhio perché il break lo porta De Vivo, porta il pallone sulla sinistra, prova a scambiare con Leone, recupera Pisano, l'ultimo tocco è per lui e allora Bove cerca Santoro che però non arriva sul pallone. De Vivo, colpo di testa, c'è fallo, prova De Vivo, la palla però viene murata, Leone recupera, possesso palla per l'Eurobet,
Leone. Finte. Tacco tunnel, meraviglioso. Poi De Vivo, ancora Leone. De Chiara recupera. Sportellata di De Chiara. Mette le cose in chiaro. Poi però va in un dribbling e perde la sfera. Armando Puerio scarica direttamente a Cavaliere. Pinzolo riparte la tappezzeria. Sbaglia però. De Vivo prova a chiuderla col destro. Cavaliere. Palla dentro, salta Pinzolo. Ianuale di testa, arriva Bove. Sistema il pallone, riparte Pinzolo. Sceglie Santoro, palla che non passa. Bove finta, mette giù. Ancora Bove, cerca Santoro. Si inserisce al volo. Scende Ianuale. Però pallone rimbalza su Pisano. Rimessa per l'Eurobet. Leone ancora dietro, palla lunga, non c'è nessuno. Bove per Pinzolo, prova il sinistro Paolillo. Poi Guido Ianuale rischia un dribbling, palla centrale, Santoro devia, Pisano cerca un controcross, Puerio. Poi Leone, De Vivo, parte lui, punta la difesa, De Vivo, apre per Puerio, poi però non chiude il passaggio di ritorno, De Chiara, straordinario, c'è fallo, forse anche giallo. Pinzolo, ritorna Auremma, esce Santoro, vediamo se ha smaltito la botta Auremma. Pisano, se ne va Pisano in velocità, Bove, prova il numero, lo trova, Bove! Salva tutto Puerio. Parte De Vivo. Viene chiuso dalla difesa che si schiera. Poi occhio e col lancio Pisano. Poi prova ad andare via. Perde la sfera. E allora Ianuale attacca lo spazio. Palla al Leone. Prova il pallone dentro. Cavaliere. Lancio lungo per Auremma. Deviazione. Ancora Auremma. Palo. Quarto legno per il Santoro. Pazzesco. Recupera Bove. Contrasto ruvido, molto. Poi si addormenta Paolillo. Il sinistro e il pareggio di Bove. 2-2. Ha pareggiato la tappezzeria. Errore quasi imperdonabile per Paolillo, che si è addormentato. Palla al piede. Prova Pinzolo. Occhio alla... Pallone per il Leone. 2-2, clamoroso ora il pareggio, dopo che erano 2-0 per l'Eurobet, ma conteggio di Lenni comunque 4 per la tappezzeria. Leone, prova col mancino! Eccolo qua, Francesco Leone. Il solito colpo da biliardo, palla in buca d'angolo col mancino. Leone ne ha fatti già un po' all'Avion League dopo solo 4 giornate. L'uomo in più. Quando serve ci pensa lui. Dunque 3-2 ora il risultato. Nuovamente sopra l'Eurobet. Pisano sbatte su De Vivo. De Vivo. De Chiara sbatte. Recupera due volte. Poi però passa. Ma ci pensa Bove. Poi De Chiara. Occhio perché la partita si innervosisce. Va Pinzolo. Con lo a sinistro. Puerio. Questa partita ha ancora tanto da raccontare. 3-2. Per l'Eurobet. Non molla la formazione della tappezzeria Santoro. Auremma si gira. Trova però Paolillo. Leone. Arriva Pinzolo. Si gioca in pochissimo spazio. Pinzolo. Occhiale trattenute. 1-2. Recupera Ianuale. Non c'è fallo. Si continua. De Vivo. 2 contro 3. Puerio. De Chiara. Poi Bove. Vediamo un po' la soluzione. De Vivo o Puerio. Tocco per Puerio, ancora De Vivo, gestisce il possesso, poi un cross, salta, 1-2, rete, Leone, un'azione clamorosa dell'Eurobet, alla fine 4-2. Azione molto probabilmente con molta fortuna, impensabile aver studiato questo schema in precedenza, addirittura palla dentro, torre di Ianuale, salta bene anche Leone a mettere in rete, 4-2. Nuovamente a più 2 l'Eurobet. Ianuale sbaglia il passaggio. De Chiara.
Palla lunga di là verso Bove. Salta bene, non trova però nessun compagno in area. Esce Iano alle palle al piede, cambio dentro. Ancora Pisano, mette giù il pallone. Palla dietro, pericolosa. Calcio d'angolo. Calcio d'angolo per l'Eurobet. Pallone di De Chiara, anzi di Pisano, molto pericoloso. Non passa il tunnel di Vivo. Poi Puerio sbaglia tutto. Leone va via. Occhio a sinistro, Leone sbaglia, si allunga troppo la sfera. Pinzolo, palla lunga, occhio, palla che passa, ma troppo. Ianuale sceglie lancio lungo, salta De Chiara, poi Bove, l'altro Bove prova a passare, lo attaccano sia De Vivo che Puerio. Ancora De Chiara, palla al piede, cerca Bove, 1-2, ancora De Chiara. Prova qualcosa di strano. Palla che torna a Cavaliere. Puerio palla al piede, palla per De Vivo, l'imbucata, non passa. De Chiara recupera. Bove. Pinzolo. Prova a scendere. Ancora pallone per Pinzolo, anche se non vedo. Ancora Pinzolo. Cerca Bove, non aggancia. Ianuale, punta 2. Poi sbaglia il passaggio a Puerio. Prova il lancio Pinzolo, recupera Leone, De Chiara per Pinzolo. Palla ancora a De Chiara, esce bene dal pressing la tappezzeria. Poi Pisano cerca con un passaggio troppo timido a Riemma, riparte l'Eurobet. Il lancio di Ianuale, De Vivo tutto solo, sbaglia però. Ora tutto dietro l'Eurobet, nella propria metà campo. Palla per Pisano, può provare, deviazione. E poi Puerio di petto rischia tantissimo, rinvia di qua. Scende Pinzolo, porta il pallone, palla sul sinistro, Auriemma dentro, troppo lunga. Ianuale lo attacca a Bove, Ianuale passa, prova una sola, ma recupera l'altro Bove. Poi Pinzolo, parte il sinistro con i pugni Puerio. Allora batte Bove, cerca ancora Pinzolo, tocco per Pisano, 1-2, scivola Pinzolo, può ripartire l'Eurobet. Puerio, De Chiara mette il corpo avanti e subisce fallo. Palla per Auriemma, un po' di spazio, poi Leone recupera, ancora Leone, calcione, tutto regolare. De Vivo, De Chiara, le ha prese tutte, De Chiara, tocca per Bove, palla che rimane lì. Serie di rimpalli. Occhio De Vivo in agguato, salta Pisano. Pinzolo prova ancora col sinistro. Puerio, palla ancora per Bove. Puerio prova Bove. Ancora Ianuale, palla per Leone, affrontato da Auriemma. Si è alzata di Leone, poi col destro cerca De Vivo, salta De Chiara, De Vivo la chiude qui, 5-2 per l'Eurobet. Vola a 12 punti a questo punto. A questo punto si può anche dire che ormai il tempo è quasi terminato. Dopo 4 partite l'Eurobet è ancora imbattuto, tutte vittorie. De Chiara di là per Bove, si attende ormai lo scontro al vertice con la Solumeria Staiano. Sarà come una finale di regular season. A mente ora non ricordo in quale partita del girone le due squadre si affronteranno, dopo devo controllare. Palla dentro, vediamo un po'. Recupera Puerio, poi rinvia dentro l'aria, il destro di Auriemma, il gol di Auriemma. 5-3, 5-3 risultato. Non so quanto manca. Che fai Livigni là in mezzo? Ma la vuoi smettere? Vai al Piper. Comunque, torniamo al video. Livigni, impresentabile con quell'abbigliamento, punto uno. Seconda cosa, non sta più nella pelle, vuole i tre punti, non gioca Livigni, non è stato convocato. Allora è nervosissimo lì in panchina. De Vivo, non passa, poi Auriemma, non passa il pallone due volte. Poi recupera uno straordinario De Chiara, prende un calcio da dietro. Batte la formazione della tappezzeria, prova Auriemma. Poi Bove, attaccato.
Ancora De Chiara, palla però recuperata da De Vivo. Numero di De Vivo. Poi palla per Bove. Tocco ancora in aria. Salta bene Paolillo. Con le mani palla per De Chiara. Che prova in porta, Leone. Non è finita. Ancora De Chiara di controbalzo. Ancora Leone. Poi il rinvio di Januale, c'è tutto solo De Vivo. Recupera Oriemma. Leone. Salta il primo. Salta De Chiara. Arriva Santoro. Occhio perché ancora possesso Eurobet. Puerio. Recupera Pinzolo. Prova a passare. Recupera Paolillo. Poi Leone. Paolillo. Calcia. E palla che entra. Paolillo. Non segnava l'Avion dal 2002. È un gol storico quello di Lino Paolillo. Prova col mancino. Puerio blocca la sfera su Pinzolo. Si racconta, si scrive anche la storia sul campo Avion. Il gol di Paolillo è un evento. Può andare a casa anche Alex Livigni, che esce tranquillo dal campo. I tre punti sono cosa fatta. De Vivo mette giù un altro pallone, poi col destro. Prova a scendere De Chiara, palla per Bove. L'arbitro ha concesso 2 minuti di recupero, almeno 40 secondi fa. Oriemma difende, prova a fare il giro. Poi De Chiara, sicuramente partita da 7 per lui, nonostante i tanti gol subiti dalla sua squadra. Qui però si pasticcia un po' troppo. Cavaliere però evita il calcio d'angolo, rimessa. Leone, 1-2 come gli annuale. De Chiara recupera, l'ennesimo pallone di una partita infinita. Cavaliere con l'esterno, si concede una finta per tornare a sorridere leggermente dopo questa sconfitta. Ma intanto Oriemma palleggia sulla linea di porta. Tocco per Pinzolo che segna e finisce così. L'Eurobet vola a punteggio pieno, 12 punti in 4 partite. Tappezzeria che rimane a 4.